Oggi breve video dove voglio farvi vedere queste due palette economiche della Beauty Glazed. Eccole qui. Sono economiche ma allo stesso tempo molto valide, altrimenti non le mostrerei neanche. Cioè, sono sempre dell'opinione che anche spendere 1 euro però per una cosa non valida è sempre 1 euro sprecato. Quindi sono economiche, però anche molto 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 valide. Queste qui le trovate su AliExpress e su Amazon. Su Amazon costano leggermente di più, però vi arrivano prima, ovviamente. In un giorno sono da voi, mentre su AliExpress ci vuole più tempo. Comunque, io ho preso queste due qui, bellissimo perché hanno i nomi dei pianeti, Jupiter e Uranus, queste qui, e dall'esterno si vede già che colori vertono. Queste qua è sui colori del rosa. Eccola qui. Volevo assolutamente una palette sui toni del rosa. Guardate che meraviglia. Per me sono bellissimi, sono molto scriventi, pigmentati e durano anche tantissimo sulla palpebra, nonostante io non utilizzi primer. Vi faccio proprio un esempio, guardate qua, cioè ho giusto toccato, guardate che meraviglia, uno spettacolo questi colori. C'è questo borgogna anche che è meraviglioso, questi viola, questi rosati, questo lo utilizzo tantissimo per fare il punto luce. Faccio vedere un po', guardate qua, cioè scriventi al massimo, davvero. Sarebbe da fare lo swatch proprio di ogni colore. Vediamo un po' se. Guardate, cioè giusto, basta proprio toccare questo poi, mamma mia. Ecco, basta proprio toccare, anche questi viola sono bellissimi. Quest'altro sono in prevalenza shimmer, però ci sono anche gli opachi. Eccoli qui, tre opachi. Questa su AliExpress costa sui 3,20 euro più o meno. Bellissima questa, io poi adoro questi colori, quindi questa la uso tantissimo. E poi questa qui ho voluto prendere sui toni del verde. Allora, la prossima sarà quella sui toni del blu, perché il blu è il mio colore preferito. Qui sicuramente la prenderò. Poi è cartonata la confezione, quindi leggerissima, anche da portarsi dietro in viaggio, così leggerissima, e con la calamita, come le vecchie confezioni della Huda Beauty. Ecco qua. Mamma mia, anche questi cosa sono? Bellissimi anche questi. Poi ripeto, sono scriventissimi. Sono tutti varie tonalità di verde, tranne questo che è più un colore di transizione, no? Questo marroncino. Sono bellissimi. Io poi il verde è anche un altro colore che adoro. Guardate questo, per esempio, che meraviglia! Cioè, è bellissimo. Qua. Questo Tiffany. Mamma mia, che bello! Ma sono proprio, questo è un verde acido. Ecco qui. Davvero, davvero belli. Questa l'ho regalata anche alla mia mamma perché le era piaciuta moltissimo e quindi gliel'ho comprata su Amazon, però a lei per fargliela arrivare prima. Ma comunque, ripeto, la trovate sia su Amazon che su AliExpress. Ripeto, prenderò sicuramente anche quella sui toni del blu, che non ricordo come si chiama, forse Neptune se non erro, che ognuno di loro ha il nome di un pianeta, come vi dicevo, ma sono palette che secondo me meritano veramente, meritano davvero. Io non ho avuto nessuna allergia, neanche mia mamma, lei è anche più delicata di me, per cui con gli occhi, quindi non sono assolutamente dannose, diciamo, almeno per noi assolutamente no. Quindi io mi sento di consigliarle e sentivo anche di farle vedere perché comunque costano poco e mi danno a volte molta più soddisfazione di altre palette più costose. Le utilizzo veramente veramente tutti tutti i giorni. Niente, questo era
il breve video di oggi. Io vi mando un saluto con queste due palette e ci vediamo, se vi va, in un prossimo video. Ciao ciao!